dicendo che valeva, poi magari se durata serie di qualche valore quantificato della mobili Lamborghini, il Ministero dell'Interno, attraverso le forze della Polizia di Stato. E ripeto, è un momento di grande orgoglio per tutte le donne e gli uomini che lavorano nella nostra azienda. Orgogliosa di essere una realtà italiana che è conosciuta in tutto il mondo. E quindi poche parole davvero, perché la nostra è una conferma di un percorso iniziato alcuni anni fa, con un preciso intento, quello di voler essere sensibili al fatto che anche un'azienda come la nostra può contribuire con la propria tecnologia, con la propria esperienza, a rendere un servizio a chi il servizio lo vende, per tutti noi che siamo, lo ripeto orgogliosamente, cittadini di questo paese. No, guardate, io sono molto contento, perché oggi è un piccolo successo del sistema italiano. Io così la intendo, nel senso che noi abbiamo una grande impresa italiana. Complimenti a Lamborghini per essersi accaparrato, diciamo, la professionalità del ingegnere domenicano, che è nota a tutto il mondo, quindi da questo punto di vista chapeau a Lamborghini e auguri di vero cuore di ingegnere domenicano. Una grande impresa italiana e stavo quasi per dire un'altra grande impresa italiana, se il capo della polizia non si offende, anche avrei un'altra grande impresa italiana. E congeliamo una vecchia macchina che ha fatto 150.000 km, che è testimonia che le macchine sono fatte bene, perché sono macchine con questa capacità che fanno 150.000 km, vuol dire che sono fatte anche con una certa capacità tecnica e artigianale. Congeliamo una vecchia macchina che si è distinta per aver fatto un sacco di operazioni molto importanti, con la finalità della salvezza della vita umana. Voi sapete che queste macchine così veloci vengono utilizzate per trasportare gli organi per i trapianti. È stato illustrato qui la dottoressa che comanda tutto, tra l'altro è una gentile e bellissima signora, e tuttavia da questo punto di vista ha anche una fortissima capacità di comando. Di nuovo. Ecco, però, la scassata c'è, ma non è. Perché lui doveva capire, c'è un certo senso. Grazie.